avanti, in avanti. Ok. Signori, siamo pronti per il viaggio in bicicletta. È tutto blu, blu come il cielo. Quando vedi un cartello blu vuol dire che devi fare qualcosa. E attento, io devo stare. E attento, io devo stare. Io sono Vimodrin, il primo abitante di Vimodrone quando era un paesino. Angelo Custode. Buongiorno. 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 Se fai quando incontreremo un dosso. Tutto. E lo sto. Stop! Non si può parcheggiare. Questa è la storia della vostra città. Chi è che si ricorda la formula magica? Metto un piede e poi quell'altro. Guardo a sinistra, guardo a destra, metto un piede e poi quell'altro. Guardo a sinistra, guardo a destra. Rimondino! Rimondino! Qui posso andare o a destra o a sinistra. Dritto non posso andare. La cosa più importante è la sicurezza. Ricordatevelo, bambini, sulle strade. Grazie a tutti! Grazie a voi, siete stati così attenti. Stamattina sono qua innanzitutto per portarvi saluti da parte del comando di polizia locale. Se riconoscete qualcosa, tenetevelo in mente, perché effettivamente potrebbero esserci degli elementi realmente accaduti. E poi ne parliamo volentieri dopo lo spettacolo. Luogo, Arcioivò, Brescia. 17, mi piace. A me le ragazze, bro, mi stanno addosso. Il cellulare è sempre acceso, allora noi partiamo, eh. No! Ma perché, che cosa succede? Niente, sono solo un po' giù. I casini con Alessio. Domenica, Anna chiama Desiree, Desiree non risponde, le manda un messaggio. All'interno della scuola ci sono proprio delle attività come quelle che state facendo oggi per continuare a parlare e sapere quali sono le possibili conseguenze. Là dietro? Questa mattina sono qui con voi appunto perché vi parlerò di dipendenza. Dai Fabrizio, non venirci a dire che fumare fa male. Che poi tanto se stai male, starei male a 60 anni. I maschi fumano così. Le ragazze fumano così. Un tiro di coca non ha mai fatto male a nessuno. E se bevo di più mica sarà stasera che devo stare male. La droga uccide. Sia il vostro corpo, sia la vostra mente e la vostra vita sociale. Fuori. Dal tunnel. Abbiamo pensato che al di là delle parole che noi possiamo dire, permettergli di verificare di persona che cosa significa non avere la percezione del contesto che sta attorno a te. Ovviamente noi l'abbiamo fatto legato anche al tema del codice della strada, della guida dei veicoli. Dobbiamo considerare anche tutte le morti causa dipendenza, sostanze, alcol e droga che avvengono alla guida di veicoli, e quindi anche questo penso che sia stato. Abbiamo deciso di introdurre una variante a questo progetto, e cioè non solo di parlare con i bambini, le bambine, i ragazzi e le ragazze, ma anche provare ad estendere il ragionamento con le famiglie e i genitori. Scusate il ritardo, ma sono stato veramente incasinatissimo. Vorrei dedicare il tempo giusto ad ognuno di voi, ma siete veramente troppi! Sono tornata in FB, ma credo che solo dall'interno possiamo provare a cambiarlo. E se non mi invitano sabato pomeriggio? E se non avrò mai una ragazza? E se mi invitano e mi dicono apposta all'ora sbagliata? Chi ha già dato lo smartphone? È importante vigilare, soprattutto nel primo momento.